Quando caldo gente arrivano, bevono, quindi anche gente se magari non ce l'ha soldi, vengono, bevono di qua. Ma fa tanto caldo in questi giorni. Sì, caldo. Io lavoro di notte, quindi sento un po' poco caldo, però di giorno, perché i miei colleghi lavorano, più caldo. Sono andato a palestra, sudato, adesso mi è arrivata un po' di sete e ho bevuto un po' di acqua. Infatti è vero, lo faccio spesso e volentieri col tuo caldo. Quindi lei è per l'idea di non chiudere. No, nel modo più assoluto no, perché devono chiuderli? È perché manca Anche per gli l'acqua. animali. Ah, vabbè, questa è un'emergenza, però bisogna pur bere un po' di acqua, roba del genere, no? Anche gli animali che vengono, che passano. Io non sono un animalista, però gli animali hanno diritto a bere anche. Non è che uno ci può portare la bottiglia con la ciotola dietro. Quindi ben vengano quando ci sono queste puntate. Penso di sì, proprio. Sono utili effettivamente. Fondamentalmente sì, sono utili. Sarebbe un peccato chiuderle. Sì. Perché Ok. se tipo c'è qualcuno che si sente male, c'è la fontanella vicino, almeno si può rinfrescare un pochettino, almeno io ce la vedo da questo punto di vista. Sono anche rassicuranti in qualche modo. Sì. Grazie a Dio che ci sono ancora, perché l'acqua è preziosa. Senza il mangiare si vive, ma senza acqua. Lei è d'accordo quindi nel tenerla aperta e non nel chiuderla? No, chiudere. A chiudere Chiudere, comunque? sì, chiudere perché è un spreco. È un spreco e è meglio chiuderla perché dobbiamo sprecare. Cioè, Però è insomma. meglio chiuderla perché magari se fosse Col un pulsante? pulsante, ognuno, cioè, si prende l'acqua, l'acqua sta chiusa, ma così è veramente sprecata. Cioè, veramente sprecata. Diamo un po' a Roma. Ma la chiusura no, sono contraria sinceramente, però bisognerebbe mettere almeno il pulsantino per dosarla, quello sicuramente, perché altrimenti è proprio uno spreco. Saranno anche tanto belli, ma l'acqua è preziosa, va preservata. Fa caldo, quindi ci aiutano quando fa proprio caldo, quindi che poi l'acqua in giro costa un po' di più nei negozi, allora uno approfitta anche con i bottiglie vuoti, vedi, qualcuno c'ha le bottiglie vuote per riempirle, quindi. Favorevole o contrario alla chiusura? No, la chiusura no, però magari si metteranno dei rubinetti a posto, giusto che uno apre e chiude, così per non che si perde tutta quest'acqua, perché magari poi quando comincia la siccità, magari poi ne abbiamo bisogno di quest'acqua, sì. Che lei sa che senza acqua non possiamo vivere. In questo istante sarei sfavorevole, visto che sono abbastanza setato, quindi sarei negativo in questo momento. È un problema complesso questo, però è difficile da dire così la situazione. Certamente se siamo in queste difficoltà c'è una certa ragione nel volerle chiudere comunque, questo è un fatto. Se così non è, certamente questo è un piacere per il turista, per chi passa. È un vantaggio questo avere una città, dà un senso di accoglienza, le sedie, le poltrone, l'acqua. L'acqua è sempre un argomento vincente comunque.